e una santa vaggì, laddove io pure venni alla luce. Ma volle il Signore che fuggisse di lì com'io fuggì. Lucia Filippini, la mia coinquilina, una santa randagia. Nacque nella mia casa, ma corse a pregare altrove. Trecentocinquanta anni fa, il 13 gennaio del 1672, Lucia Filippini nasce a Corneto, oggi Tarquinia. A soli 11 mesi perde la mamma, a 7 anni il padre. Viene quindi accolta in casa dagli zii materni e vive con loro fino all'età di 15 anni. Un tempo prezioso durante il quale si costruiscono le basi della personalità. Nel 1688 il cardinale Marco Antonio Barbarigo, vescovo di Montefiascone e Corneto, si reca a Tarquinia in visita pastorale e incontra Lucia, ormai ragazza. Rimane colpito dalle sue doti, è intelligente, sincera e già da alcuni anni invita bambine e coetanee a pregare con lei in parrocchia. Lì, apprezzata da tutti, spiega la dottrina cristiana. Il cardinale, che a Montefiascone ha appena eretto un seminario per la preparazione dei giovani al sacerdozio e un convitto per la formazione di coloro che desiderano impegnarsi nel lavoro, è preoccupato per la situazione delle bambine e delle giovani, spesso chiamate ad accudire in casa fratellini e sorelline, mentre i genitori sono impegnati nella fatica dei lavori agricoli. È consapevole che la felicità delle famiglie cristiane dipende molto dalle madri. Pensa che la loro preparazione debba cominciare già dagli anni più teneri. Ci vuole una scuola che prepari alla vita. Il Barbarigo non sa di preciso come fare, ma è sicuro che troverà la strada e riuscirà a realizzare il suo progetto. È il Signore che lo sta chiamando e lui, a sua volta, chiamerà qualcuno, una donna, una giovane, una ragazza, forse Lucia. Si decide e chiede ai parenti il permesso di condurla a Montefiascone perché completi la sua formazione spirituale e culturale. E gli zii, nonostante il grande affetto che provano per la fanciulla, acconsentono. Lucia a Montefiascone viene accolta nel monastero del Divino Amore, dove vivono donne dedite alla preghiera, al sacrificio, alla carità. Sta bene con loro, ma non rimarrà a lungo in quel luogo. Nel 1692 il Barbarigo era riuscito infatti ad aprire a Montefiascone la prima scuola per le fanciulle del popolo con la collaborazione di Rosa Venerini, che aveva già una sua scuola a Viterbo ed era ricca di esperienza. L'aveva fatta ospitare nello stesso monastero del Divino Amore, dove si trovava Lucia. Dopo 2 anni, quando Rosa è costretta a tornare a Viterbo, Lucia subentra al suo posto. Dal 1694 è lei la responsabile delle scuole che da Montefiascone si irradiano in tutti i paesi della diocesi, sostenute materialmente e spiritualmente dal cardinale Barbarigo, che muore nel 1706. Suo preponderante pensiero era stato che le fanciulle si formassero alla pietà e nello stesso tempo si applicassero lavori più usuali, con cui potessero guadagnarsi da vivere. Da parte sua, Lucia è profondamente convinta che
Ha tanto di forza la buona educazione e i buoni ricordi e le sante istruzioni che si sono avute nell'età tenera ed innocente. Sono quelle che più fortemente si imprimono e più facilmente si conservano. Nella sua scuola il canto, la preghiera, il lavoro di filatura e tessitura si alternano alle lezioni e tutto concorre alla formazione integrale della persona. Lucia, la santa randagia con il crocifisso in mano. Il migliore libro delle maestre. Percorre strade e strade. Chiama, accoglie, sprona, consola e prega. Vorrei col mio proprio sangue si scrivessero tutte le verità della nostra santa fede. Vorrei amare Dio, l'hanno amato tutti i santi, gli angeli, la Santissima Vergine. Vorrei moltiplicarmi in ogni angolo della terra per poter dire a tutte le genti: amate Dio, amate Dio. E indica nell'adorazione dell'Eucaristia e nell'amore alla Madonna le fonti della sua spiritualità. Scuola, catechesi, preghiera, a servizio della famiglia, della società e della Chiesa. Quando incontra ostacoli o ristrettezze, ripete: se un'opera è di Dio, lo stesso Dio è impegnato a sostenerla. E ricorda l'entusiasmo del Barbarigo nel vedere l'attività nella scuola. Faremo del bene, faremo del bene. Ancora con il crocifisso in mano, fino alla morte avvenuta a Montefiascone il 25 marzo 1732, raggiunge dapprima Roma, chiamata da Papa Clemente XI. Poi, nel corso dei secoli, attraverso le maestre, arriva in Italia e nel mondo e continua a rispondere alle necessità culturali e alla sete di Dio che dimora, talvolta nascosta, nel cuore di ogni uomo. Si realizza in tal modo il suo desiderio. Oh mio Dio, perché non fate voi che io diventi tante Lucie, sicché moltiplicandomi possa dappertutto dilatare la vostra gloria? Beatificata nel 1926, canonizzata nel 1930. Il suo corpo, incorrotto, è venerato a Montefiascone, nella cripta santuaria a lei dedicata.